Distribuzione di acqua per tutti i clienti a Corsico ma anche negli altri punti vendita. Come mai che ha deciso di abbracciare questa che ormai sta diventando una vera e propria battaglia? Allora, abbiamo deciso insieme agli altri negozi di Milano, Corsico, Carugate e San Giuliano, di avere un'iniziativa al supporto dell'ambiente e prendendo un po' spunto sulle iniziative in realtà dei comuni, in qualche settimana abbiamo preso questa decisione di avere questa casetta dell'acqua che è riservata ai nostri soci family, dove basta con la tessera family strisciare in questo lettore qua e si può erogare acqua o liscia o gasata. Allora, se prendiamo una famiglia di tre persone, diciamo, per prendere una famiglia media, abbiamo stimato che il risparmio utilizzando questo tipo di servizio da noi o da altri posti potrebbe essere vicino a 500 euro all'anno. Quindi, il costo che la famiglia deve sostenere, quindi qual è semplicemente? Zero, da noi zero. Io credo che un'azienda oggi non si può dissociare degli aspetti ambientali, sono completamente legati al nostro business, alla nostra attività. In modo totalmente integrato proviamo ogni volta che è possibile inserire gli aspetti ambientali e gli aspetti commerciali. Prendo un esempio molto semplice: meno di un anno fa, il 14 di settembre 2009 per essere preciso, abbiamo inaugurato un servizio di navettaggio gratuito tra la stazione di Bisceglie al negozio di Corsico. Questo è stata anche un'iniziativa sia che ambientale che commerciale allo stesso momento, ovviamente. Vice Sindaco, come reagisce il comune a questa iniziativa di IKEA, quindi di un'azienda privata sul territorio? Molto positivamente, ha una bella politica di rispetto dell'ambiente che condividiamo. Ecco, perché per voi è un vantaggio questa distribuzione dell'acqua a tutti i cittadini? Beh, soprattutto perché l'acqua è un bene pubblico comune molto importante e l'iniziativa che hanno preso loro di farla costruire addirittura privatamente questa casetta dell'acqua è una bella cosa, soprattutto perché per noi non è stato un dispendio, non abbiamo speso un centesimo in questo. Cos'altro si augura in futuro da IKEA o da altre aziende per migliorare appunto l'impatto ambientale e il benessere dei vostri cittadini nella città di Corsica? Beh, come benessere dei cittadini, che cresca sempre di più, nel senso non in grandezza ma in intensità di lavoro, in modo da dare più posti di lavoro alla gente, soprattutto quelli stabili a tempo indeterminato. Lo vuole bere?